progetto Amici Fragili nasce all'Isola d'Elba. È stato portato avanti dalla Fondazione Isola d'Elba insieme ad altri soggetti del terzo settore elbano. Sono cooperative sociali, sono ETS, sono ODV che hanno insieme stilato un programma, un progetto che includesse, come dice il nome, alcune fragilità. Fragilità non solamente da un punto di vista fisico-psicologico, ma fragilità in senso lato, quindi coinvolgendo i giovani e anche i meno giovani in un percorso di solidarietà e di inclusione. Lo abbiamo fatto attraverso tre laboratori, il primo di arte, il secondo di teatro e il terzo di musica e danza. Sono stati partecipati non solamente dai nostri ragazzi, dagli utenti, dai giovani, anche meno giovani, che appunto hanno delle fragilità, alcune delle disabilità, insieme a numerosi volontari che si sono alternati per 3 mesi, per creare appunto dei rapporti di amicizia che aiutassero questi ragazzi a stare insieme e soprattutto per un esperimento, diciamo, di conoscenza reciproca e di aiuto reciproco e di sostegno. Questo progetto ha funzionato, durato 3 mesi, ma ha funzionato così bene che i volontari e i partecipanti non hanno voluto interrompere questa esperienza. E continuano, hanno continuato anche quest'anno con i laboratori, trasformando il progetto Amici Fragili nel progetto Amici per Sempre. Tuttora funziona, si sono creati dei legami molto forti fra i volontari, fra i ragazzi, fra i giovani, e in tutte le occasioni ci ritroviamo per stare insieme. Anche in altre occasioni che non sono solamente quelle dei laboratori, ma per esempio so, in occasione del carnevale, piuttosto che se c'è qualche festa patronale, se ci sono delle iniziative anche delle varie associazioni in tutti i paesi dell'Isola d'Elba, noi continuiamo ad essere presenti. Un ringraziamento particolare va al Circolo degli Artisti e alla Proloco di Portoferraio che tuttora portano avanti questo progetto presso la loro sede e anche all'associazione Tip Tap One che conduce appunto il laboratorio di danza che ha avuto molto, molto riscontro e molte, molte partecipazioni. Un progetto assolutamente inclusivo, positivo, che noi vogliamo portare avanti perché solamente dalla solidarietà, dalla comprensione anche delle diversità, dalla comprensione delle fragilità altrui si costruisce una società più solida, più vera, più sincera, dove le persone stanno insieme e si danno una mano, una società migliore.